Quando si dice le immagini parlano da sole, è il caso dello scenario che appare in questa palazzina Ater al numero civico 9 di via Raffaele Rossetti, in una delle zone più caratteristiche di Pescara, Borgo Marino Sud. La situazione, è bene precisarlo, è complessa. Ci sono i proprietari degli alloggi e gli affittuari, ma non cambiano le condizioni in cui si vive. Lungo le scale guano di piccioni ovunque, crepe, calcinacci, cavi dell'elettricità scoperti e la terrazza condominiale che, di suggestivo, ha solo la vista mare poiché è colma di rifiuti, persino un bagno, e affermano gli abitanti altri conviventi indesiderati quali topi e volatili vari nell'androne, mentre in alcuni appartamenti è impossibile starci per via dell'umidità, della muffa e di finestre che nemmeno si chiudono. Si diceva situazione delicata poiché proseguono i residenti, da un lato c'è l'amministratore, dall'altro Later in quello che hanno definito un rimpallo di responsabilità per i lavori. Intanto l'assessore cremonese, pur il comune non avendo competenza, al quale i residenti si sono rivolti, ha comunicato di aver sollecitato un incontro tra tutte le parti interessate per la prossima settimana. Questa signora è una proprietaria di uno degli alloggi e ci dice qual è la situazione. Vivo qui da 21 anni e negli anni ci sono stati proprietari che hanno riscattato gli alloggi e li hanno venduti, e poi negli anni dalla maggioranza ATER affittuari sono passati una maggioranza di proprietari degli appartamenti, quindi adesso attualmente la maggioranza ce l'hanno i proprietari. L'ATER quindi è proprietaria dello stabile, ma non amministra lo stabile perché è in minoranza, però partecipa alle riunioni indette dal nuovo amministratore con i proprietari, non chiama gli affittuari. Non è tenuto a chiamare gli affittuari, è tenuto a chiamare l'ATER. In queste riunioni fatte negli anni, non sempre l'ATER si è presentato, le ultime sì. Si è parlato, si è fatto anche dei preventivi per la ristrutturazione in due fasi. Il problema è economico. Cioè, la spesa è troppo esosa. Per molti troppo esosa, a detta dell'ATER, già un altro preventivo era stato rifiutato dall'ATER perché troppo dispendioso per la parte riguardante gli affittuari. Per noi proprietari, per chi può fare di più e chi può fare di meno, ci sono anche tanti proprietari anziani, e accollarsi un finanziamento importante diventa un po' pesante. A chi volete fare un appello? A chi può darci una mano? Certo, gli proprietari ne rispondono, ma almeno per quanto riguarda gli affittuari credo che un aiuto in più, anche perché qui c'è gente che è arrivata da poco, ma c'è gente che ci abita da una vita. Qui era il Borgo Marino Sud.